14 arresti, 15 feriti, autobus e autovetture distrutte, 50 bottiglie incendiarie recuperate sono il bilancio dei disordini avvenuti nel pomeriggio di ieri a Roma, dove in alcune zone della città per 3 ore si sono svolti episodi di guerriglia. 3 degli arrestati dovranno rispondere dell'accusa di tentato omicidio, danneggiamento e detenzione di ordigni esplosivi. Gli altri 11 di uso e detenzione di ordigni esplosivi. Tra i feriti, 10 sono appartenenti alla pubblica sicurezza e 5 sono civili. Alle 17 circa 2.000 giovani si riuniscono in Piazza Navona per una manifestazione di protesta contro l'istituto del soggiorno obbligato per estremisti. La manifestazione come comizio è autorizzata, vietato invece a un corteo che doveva accompagnarsi alle manifestazioni di Piazza Navona. Verso le 18 in distinti punti della città e lontani dal luogo dove si svolgeva la manifestazione i primi incidenti. Ecco, vedete un autobus incendiato a Lungotevere Raffaello Sanzio, è uno dei più gravi degli incidenti. Uno dei più drammatici appunto è questo: gruppi di giovani che erano stati dispersi dalla polizia a Ponte Garibaldi nel fuggire hanno lanciato bottiglie incendiarie contro l'automezzo dell'ATAC che è andato completamente distrutto. Altri gruppi prendono di mira sedi di partito, estremisti vengono dispersi dalla polizia. Si riuniscono nella zona adiacente a San Pietro, in Borgo Pio, da dove sparano alcuni colpi d'arma da fuoco contro gli automezzi blindati della polizia. Altri episodi alla Trionfale e a Piazza Risorgimento. A sera inoltrata i disordini cessano.